Bentornati su Demon Souls, siamo qui dove ci eravamo lasciati esattamente l'ultima volta e potremmo morire. Perché? Perché mi sono fissato e vorrei fare quel nemico. Ma non lo so perché è molto forte, molto molto forte. Se riusciamo a mirarlo, se riusciamo. E andiamo a prendere il... Questo non me l'aspettavo, questo non me l'aspettavo. Cerchiamo di batterlo, ovviamente voi non fate niente perché è veramente ostico come nemico. Dovrebbe ucciderci con un solo colpo, ma non... cioè non voglio scoprirlo. Stiga. Stigran. Sì. Cerchiamo di ucciderlo se riusciamo perché sta antipatico. Una volta andando qua non ne conoscevo il potere. E mi ha fatto un po', diciamo, le feste. Perfetto, accasciati a terra. Ragazzi, stanno benissimo le ultime parole famose. 1227 anime, che per questo gioco è quasi un... cioè, per questo momento del gioco è quasi un livello. Scheggia di pietra lama, buono. Resti di anima, non li trovo utili, ma vabbè. Falcione crescente, questa è un'altra arma molto interessante, anche se io prediligo la scia da battaglia contundente, questa è comunque falcione crescente, un'arma da taglio, quindi potrebbe essere utile in alcuni luoghi. Oggi facciamo un po' di giri, ragazzi, facciamo un pochetto di giri. Lì è chiuso, quindi non dobbiamo andare lì sopra, cioè lì in fondo, dobbiamo invece andare qui sopra. Senti... Perdi meno PF per un po'. E vorrei questi, perché se no... Beh no. Vieni qua. Vieni qua. Ok, nella fine dell'altro video vedete come siamo arrivati in questo posto. Questo dovrebbe essere... il quinto mondo. Sezione 1. Sezione 1. Se volete, diciamo, qualche info in più. Allora, qui mi servirebbe l'arco. Qui servirebbe l'arco. Però non lo abbiamo. E adesso vi faccio vedere, ma non ci andiamo. Perché per farlo come voglio farvi vedere io, serve l'arco. Comunque qui, guardate, così. Ecco. Facendo rotondo, ma non lo voglio fare, quindi non... Però guarda, un tentativo. Oddio. Ok. Mi è uscito subito, ma qui scendendo da questa parte, vedete, potete andare subito a fare la boss fight, subito, senza perdere tempo. Lì c'è una lucertola, scendete sotto e siete arrivati. Due passi, ci sarà un altro nemico un po' ostico come quello che abbiamo appena fatto, quello da 1200 anime, però, francamente... Dire che l'avevo visto, ho visto tutto, ma ci sono capitato lo stesso. Ritorniamo qua. Ok, rieccoci ragazzi, prendiamo le nostre anime, vediamo un attimo dove siamo capitati. Ok, quindi non avevo mai preso questa trappola, avevo sempre avuto fortuna a bastare così. Ok. Niente. Ah, giustamente. Giustamente, ah, qui era dove prima avevamo visto un oggetto non raggiungibile, quindi adesso l'abbiamo preso, possiamo andare avanti. Ok, quindi la boss fight avete visto, si può andare anche là, ma non ci andremo. Qui quando avrete un arco vi consiglio... Vabbè, a parte di ammazzare quello che... Ormai... Ce la facciamo a prenderlo? Che palle, farà male, però non importa. Non importa perché l'avevo già mirato, c'ero arrivato bene, quindi non fa niente. Vediamo. Andiamo un po' più avanti. Tanto da qui ci andremo subito. Diciamo, volevo fare solamente il boss che assomiglia a quello iniziale. Forse così. Magari affrontiamolo qua, dove riesco a vederlo.
Che stai facendo? Cioè, non è forte, ma è impossibile affrontarlo qui sotto. Oddio. Ok. Ciao. Ciao. Ma qui danno anche tante tante esperienze, ragazzi. Però avete visto, sono alla nostra portata. L'importante è tanta attenzione. Tanta. Troppa. Volevo far vedere qualcos'altro, però. Ehi, sali qua che c'è spazio. Non fare così. Che stai a metà. Ecco. Vabbè, fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi. E qui dove siamo? Qui. Qui non proseguiamo. Non proseguiamo. Arco lungo composito. Perfetto, perfetto. Questo volevo prendere. Questo lo volevo proprio prendere. E possiamo già equipaggiarlo. Senti, ma un po' di equipaggiamento qui, non c'è niente. Grande che mi ha dato qualche freccia. Vediamo se. Ne ho poche. Sì, vabbè, se si allontana. Questi così si possono uccidere, se non sbaglio, danno 500 anime. Se li prendete, ovviamente. 440, vabbè, siamo là. Sono molto fastidiosi. Molto, molto. Ora. Sento il rumore e sento anche. Vabbè. Augite della guida. Queste sono le pietruzze per ricordarvi dove siete passati. Scintillio, dai me scintillibrio. Brillo. Se non ricordo male, qui potete buttarci questo. Abbandona, confermiamo. Ok. Vediamo subito se funziona. Ok, siamo tornati qua. Al suo posto troviamo anima demone in colore. La prendiamo? Pietra e gli occhi effimeri, sì, ma ha giocato malissimo. Quindi è che. Ok. Vabbè. Abbiamo preso comunque schegge di Pietromba. Dove? Pietromba. Dove siamo finiti? Dove siamo finiti? All'inizio. All'inizio dove. Vedete? Qui il cancello. Una parte bloccata e una parte dove siamo andati noi. E qui c'è il nemico. Il boss dell'avanguardia, se vogliamo associarlo a lui. Che dobbiamo fare? Prima di andarci da questo luogo, anche se abbiamo preso l'arco, che diciamo era la cosa che più mi premeva. Perché così posso andare a fare adesso poi il successivamente il drago. E lo faremo, lo faremo. Allora, erba piena. L'unica cosa di, qua fastidiosa non è lui, che alla fine abbiamo vinto al tutorial. Lo vinceremo anche adesso. Sono i tizi volanti. E anche lui, anche lui. Ci sta. Beh, speriamo che non ci rompa le palle. Arma unita. Si è offeso perché ho detto che non mi importava di lui e mi importava solo dei tizi volanti. No, no, anche tu. Anche tu. Non ti preoccupare. Ok, lo affrontiamo così come l'abbiamo affrontato nel tutorial. Con calma, circospezione. Tanta paura. Allontanandoci. Va bene, coraggiosi. Ok. Sempre così dovresti fare. No, no, non lo vuoi fare. Che pete flaccide comunque. Ho sentito il grido di uno di quei cosi volanti, ma vedo.
basso basso, spero che non mi stiano puntando perché erano fastidiosissimi. A parte che fanno un male cane. È abbastanza tranquillo, devo dire. Vabbè, il posto è grande, quindi. C'è un sacco di vita però. Saltella, saltella, prendi. Eccoli, eccoli così volanti. Vedete, bisogna fare molta attenzione a quei cosi. A parte che non riuscite a vedere l'attacco, è difficile. Poi togli anche abbastanza. Ecco, l'ho visto. Di quanto non mi hai preso, di quanto. E muori. E muori. Niente, mi premeva di fare questo perché mi stava antipatico. Uchi katana. Che mi ha dato del demone, mi pare grigio, qualcosa del genere. Anima demone grigia. Perfetto. Anima di eroe antico. Beh, già che ci stiamo, prendiamo tutto. La Kiji, questa l'ho provata, solo che non è nelle mie corde. Ho provato durante la mia run a potenziarla, a fare tutto, ma no. Lì c'è la lucertola, ma la faremo, prossimamente, perché non è il momento. Anche se potremmo barare e farlo aumentare già di livello. Aumentare di livello in questo gioco a cioè, invece che sui Souls in generale, a differenza dei Souls in generale, qui l'aumento di livello serve tantissimo, è molto molto utile. Cioè, vedi proprio la differenza da te a livello 20 a un te a livello 40. A un Souls la vedi meno, la vedi molto meno. Andiamo a Nexus, ragazzi, mi raccomando, qui sotto nei commenti scrivetemi se c'è stata qualche piccola imperfezione oppure semplicemente per ringraziarmi, per qualsiasi cosa, insomma. Fatemi sapere tutto quello che volete sul video. E inoltre, sempre nei commenti, ditemi quale serie vorreste che iniziassimo insieme su Twitch e cosa poter fare poi eventualmente come altra serie sul canale. Cosa vi interesserebbe vedere? Freccia. Ne compriamo. Non lo so, mi servono sempre. Che spreco. Torna vivo. Sì, ti ho detto. Allora, facciamo così e cominciamo a salire. Perfetti, perfetti. Questa scampagnata nel mondo degli scheletri ci è servita per fare qualche livello. E andiamo adesso al Palazzo di Boletaria. Ah, scusate. Ok, sì, Palazzo di Boletaria, ci facciamo il drago. Voglio fare un piccolo video a parte per il drago. Quindi vi metterò. Beh, ve lo metterò in un piccolo video a parte probabilmente. Ok, siamo arrivati qua. Ah, qua c'è la quest da continuare. Adesso vi faccio vedere dove, cosa, come. Attenzione, dicono, certo, queste cose qua. E fan. Ok. Ancora vive siete. Ah, qua c'è qualche oggetto da poter raccogliere, qualche materiale, qualche legnata. Falangiata. Scheggia di pietra dura. Almeno c'è spazio. Li possiamo menare. Erba mezza. Ah, qui dovrebbe esserci, come vi stavo dicendo. Ah, quando prima vi ho chiesto i commenti, ma lasciate anche il mi piace sul video, ragazzi, per continuare le serie. Vorrei avere qualche supporto, cioè il supporto che potete darmi è solamente quello. I mi piace, i commenti. Potreste aiutarmi un'ultima volta?
Liberate questo passaggio dai sul sentiero del Signore, laggiù. È ora una mangiatoia per draghi. Fate attenzione. Quindi lui è di nuovo in difficoltà, vorrei capire cosa sta a fare in questo mondo. E vuole che liberiamo il sentiero dai nemici, quindi tra poco lo aiutiamo. E in più c'è una piccola informazione, che il percorso che stiamo per andare a fare è la mangiatoia dei draghi. Tradotto, stai attento perché c'è qualche drago che potrebbe così sputare un po' di fuoco. Ecco, qui come ci passo? Ok, mi ha fatto penale. Coltello da lancio che io devo ancora capire nell'utilità. Ok, a te ti mando in un'altra maniera. Da dietro. Scusa, avevo visto un oggetto? No, me lo sono sognato, vabbè. Ah, la prossima boss fight, ma ve lo dirò anche nel momento in cui la facciamo, ha un trofeo per il platino. Non dovete attaccare gli arcieri, dovete ucciderla con gli arcieri che vi si costellano da tutte le parti, quindi ricordatevelo. Comunque ve lo dirò anche dopo. Non mi ricordo qui da dove spiata, mi sa più avanti. Dovete... Non prendete nulla! Spero. Vai, 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 vai. Perché non mi sto curando? Andata. Sparato, muori subito e tu spara qui, ok. Ci abbiamo fatto il catalizzatore di legno, buono perché è migliore di quello di d'argento di poco. Di poco. Tanto poi troveremo un altro aggeggino. Anima di eroe sconosciuto. Ora, fatemi ricordare. Fatemi ricordare. Noi andiamo scomodi col tasto, quindi impostazioni, mira di precisione, ah, ok. Poi andiamo a cercare il punto esatto in cui passa. Dopodiché io farò un taglio e vi metterò un video non appena riesco a capire. Comunque adesso lo uccidiamo, ci serviranno 130-140 frecce. Ci rivediamo quando è morto. E ce l'abbiamo fatta, finalmente abbiamo preso la sua anima, ci abbiamo messo un sacco, ragazzi, veramente veramente un sacco. Adesso risistemiamo tutto. Ok, e torniamo a fare quello che stavamo facendo. Perfetto. Ovviamente sarà parecchio lunga come situazione, devo dire. Intanto ci prendiamo qui gli oggetti, che erba crescente, che eravamo impossibilitati a prendere, perché oddio, sì, si possono prendere in qualche modo, però no. Lancialata, quindi qui è l'entrata del drago, che per voi sarà passato mezzo minuto, non so, un minuto. Mi sono passati una ventina di minuti, anche perché... E un consiglio vi do: l'arco potenziatelo, andate dal fabbro e vi fate fare qualche livello, perché in effetti così come l'ho affrontato richiede più frecce e più tempo. Se potenziate l'arco riuscite a togliere una ventina almeno invece di 12, quindi sì, ogni freccia vale quasi doppio ed è meglio, molto meglio. Purtroppo una mia disattenzione me l'ha fatto dimenticare, quindi fa niente, me l'ho premunito con 200 frecce, quindi sì. Erba crescente. Importante, ragazzi, comunque il fine, il drago è caduto. Ma va.
dicevo, il drago è caduto. E le anime le abbiamo prese. Abbiamo preso anche. Dov'è? Eccola. L'anima del demone drago rosso volante. Abbiamo preso anche questa, quindi sono soddisfatto lo stesso. Attenzione, amici, sì. Aspetta che i cani sono la mia bestia nera. Ai, ai. Ok. Mamma mia, i cani. I peggiori, i più forti nemici. Ehi. Non era. Non abbiamo fatti fuori tre? Oddio. Migliora la scommetta degli oggetti? Sì. No, erano 5. Adesso in mente mia me ne ricordavo 3. Dunque, chi troviamo qua? Chi troviamo qua? Fai attenzione, nemici. Erba crescente. Ricordiamoci che dobbiamo salvare il tizio. Ah, di nuovo. Spero troverai qualcosa. Cos'hai di buono? Cos'hai di buono? Vediamo. Ah, certi prediligono qui lo spadone. Piace, piace, l'ho provato, non riesco, no. Lasciamo stare, lasciamo stare. Le cose costano sempre un po' care, quindi. Sono sicuro che le cose. Ci rivediamo, ci rivediamo. Non penso di aver mai comprato comunque quel tizio là. Qui dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Ok, sì, un attimo che sto valutando. Perché vorrei fare un paio di cose in questo video. Un altro arco composito, le frecce pesanti. Ok. E da questa parte. Quanta gente. Ho rischiato un bel po' perché ho visto solo dopo che avevo non tutta la vita. Un bel rischio, bel rischio. Entra nella nebbia. Ok. Ma torniamo un attimo indietro. Stiamo attenti. Quello infuocato. Perché mi dovete sempre dare un colpettino? Ecco perché. Oh, mamma mia. Mamma mia. Vi odio. Anima di soldato sconosciuto. Vi odio. Bella mira. Ah, non mi avete sentito? Ma sai che vi dico? Di cattiveria. Prendiamo quello che troviamo a terra. Scudo chiodato. Ma sempre con poca vita mi ritrovo. Senti, curiamoci, va? Non vorrei perdere queste cavolate. E giusto per. Sì, questo è l'inizio dove siamo stati circa 20 minuti. 20 minuti più lunghi della mia vita. E dobbiamo scendere qua sotto adesso. Qua sotto, prima siamo andati a destra, andiamo a sinistra. Qui mi ci perdo spesso, devo dire. Questa persona è in attesa, attento ad agguati. Grazie. Abbiamo un sacco di anime. Cominciano a essere anime importanti queste. Anche se potremmo fare qualcosa di molto interessante. Quadrello. Sapevo che mi prendeva.
Ne ho 25. 25. Anello calcolante non l'ho mai usato. Loto del soldato, ok. Ti attende leggendario. Corazza del cavaliere occhi blu. Il drago occhi blu. Equipaggiamento, mi pare che non è. Cioè, qualità prezzo non è ottima. Ci porta addirittura sopra. Sopra il 50%. Grazie, per la seconda volta. È tempo di proseguire. Accettate questo in segno della mia gratitudine, ve ne prego. Erba nera, la seconda volta che lo aiutiamo, la seconda volta che si dimostra un completo incapace, però noi siamo sempre pronti. Ora, risalendo, 9000 anime. Vi stavo dicendo, innanzitutto ricordiamoci di potenziare l'arco perché ci servirà più avanti per un trofeo. Mi raccomando. Tanto so che me lo scorderò, però ve lo dico in anticipo, l'arco anche a più 5, a più 6, portatelo senza problemi. Se avete le risorse. Ora, senza perderci, mi pare che la strada sia qui. So, si fa un piccolo taglio. Questa è zona nuova. Ciao. Ti vedevo. Questo è, anche qua il drago vi attacca. Quindi se non lo uccidete, non potete camminare con tanta calma. E non potete raccogliere questi oggetti. Pietra degli occhi effimeri. Non state sparando un po' troppo? Ok. Ragazzi, potreste andare avanti e ucciderli, solo che non voglio recuperare 9000 anime. Non ho proprio questa necessità. Più che altro perché c'è sto tizio qua che è facilissimo da battere a solo, ma se ti sparano mentre lo uccidi comincia a essere un po' più intricata. Ciao. Erba calante, senti, vieni qua. Sì, mi hai visto. Ti affronto qua. C'è spazio. Ci divertiamo un po'. Sì, ma bravo. Ciaone, ciaone, erba mezza. Ora, salendo, se non ricordo mai, c'è una lucertola. Andiamo a prenderla. Eccoci qua. Se qualche lucertola c'era, ci sfugge. Poi la riprendiamo, Pezzo di pietra dura, grande scheggia di pietra dura. Ottimo. Peccato che queste cose non si può fare nulla. Saliamo un altro po'. Tanto abbiamo già finito questa parte. Spero di fare il boss, la boss fight, in breve tempo e velocemente, perché dovrebbe essere semplice. Anime di eroe sconosciuto. Ok. Anima di soldato famoso. Pietra degli occhi effimeri, ottimo, ottimo. Ora, una di questa, una di questa. Siamo a posto, siamo pronti. Ce la faremo. Forse. Dove? Mi sento titubante. Allora, per questa boss fight mi raccomando, abbiamo 10.000 anime, mamma mia. Mi raccomando, non uccidete gli arcieri se volete fare il trofeo. C'è da ucciderlo senza uccidere gli arcieri, mi raccomando.
Eccoci qua, il cavaliere della torre. Quante frecce che cadono. Quante frecce. Eh sì. Esagerato. Ecco, tutti questi arcieri qua. Uno, due, tre. E tanti altri qui. Tutti. Vorranno colpirvi. Giustamente. Evitiamolo. Evitiamolo. Non so nemmeno se c'è un punto esatto in cui non ti colpiscono. Inoltre, bene che ho messo questo, benissimo. Togliamo questo. Ok. E il problema di portarlo qua dove ci sono meno arcieri è che può cadere malissimo. Che il nostro scopo è farlo cadere. E non morire anche. Essenziale come cosa. No, 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 non riesco a schivarla. Che fastidio quando fa quella mossa. No, non voglio morire. Tante anime. A posto. Uff. Aspetta, perché non sono colpita. Gli arcieri sono fastidiosissimi. Maledetto trofeo infame. Questa era evitabile. Chissà se sono stato scemo io. Senti tizio, vieni qua. Spostati, spostati, spostati. Via, via, via. Ovviamente avete capito che non bisogna stare fermi più di un tot di secondi. Che se no finisce male. Sì, ma ti vuoi accasciare? No? Perfetto. Non vedo nulla meno perfetto. Ti prego, dimmi che prendiamo la testa, ti prego. Sì. Ok. Curati, 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 curati. Curati, curati. Eccoci. Ah, mo cadrà l'ultima volta, ovviamente, perché non gli è rimasta più vita, quindi. L'ultima volta non dovrebbe bastare. Sì, però. Sì, vabbè. Ecco, se dobbiamo criticare una delle cose di questo gioco, a parte la mia morte tra poco. Mamma mia, quante frecce che cadono. Cioè, voi magari non le vedete e sentite tutte, ma io le sento. Dai, l'ho schivato. Ok, riproviamoci. Da quando è caduto non ha fatto danno. Ok. No, no, no. Grande. Stai buono. Eccolo. Eccolo. Ovviamente io il trofeo ce l'ho già. Però se voi lo uccidete senza aver ucciso gli arcieri, magicamente avete tutto. Demone sconfitto. Grande. Grande. Uff. Perfetto. Io direi che ci lasciamo qua. Forse è uscito un video più breve. Non me ne sono reso conto, perché avendo fatto il drago ho perso completamente la stima del tempo. Non so se vi faccio vedere il drago con un video a parte o no, perché comunque è abbastanza facile, basta trovare il punto adatto. E niente, noi ci rivediamo comunque al prossimo video. Mi raccomando, lasciate un commento qui sotto, ditemi che serie volete che porto sia qui su YouTube sia sul canale Viola, e mi raccomando anche un mi piace, perché mi fa capire tantissimo. Noi ci vediamo comunque al prossimo video. Un saluto.